Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi siamo qui in compagnia di Paolo Zacchera che ci parlerà del suo territorio, ci parlerà di questa magnifica campagna che, ahimè, Paolo, è anche abbandonata, no? Che poco per... c'è ancora qualche persona di coraggio, di determinazione che continua l'allevamento del bestiame, ma non siamo in pianura padana, siamo in terre povere e quindi la zootecnia sta morendo. Questi terreni che erano coltivati a prato o in parte a mais negli anni passati stanno progressivamente per essere abbandonati. Vedete questo prato qui che sta per essere invaso dalle robinie e presto, se non interviene qualcuno a tagliarle, si trasformerà in un bosco. Io sto provando a fare una piantagione sperimentale di tè e sogno che in un domani il tè possa diventare per la Val d'Ossola quello che sono le mele per la Val di Non. Ah, che un prodotto bello. Tipico, riconosciuto, distribuito e venduto con soddisfazione economica da parte degli agricoltori. C'è una soglia da superare che è quella dei macchinari. I macchinari per la lavorazione delle foglie del tè in grossa quantità sono molto costosi, parliamo di almeno di 1 milione di euro. Però potrebbero avere la funzione del frantoio per quanto riguarda le olive, cioè chi coltiva, chi ha degli ulivi non deve necessariamente avere l'attrezzatura per estrarre l'olio, porta le proprie, fa la raccolta, porta le proprie olive al frantoio e ne ha il suo olio. Se la mia piantagione avrà successo e se riuscirò a montare un impianto per la lavorazione delle foglie, io mi auguro che giovani o altre persone possano seguire il mio esempio e mettersi a coltivare tè in questa piana che altrimenti verrebbe abbandonata e occupata dalle robine, dal bosco, che non è male in sé, ma è la fine dell'agricoltura tra le montagne. Mi dicevi anche che i primi esperimenti che hai fatto pochi anni fa con la Thea chinensis hanno dato dei risultati al di là delle più rose aspettative, giusto? Io sono sempre, da 30 anni coltivo piante del tè, ma le coltivo per scopo ornamentale, per vendere a qualcuno che si vuole portare a casa la pianta del tè. Facendo delle prove occasionali abbiamo visto che le piante hanno superato senza problemi l'inverno, anche se questa è una zona fredda, e crescono ben al di là delle mie aspettative. Io sono stato diverse volte in Turchia perché è un paese simile, abbastanza vicino al nostro dal punto di vista climatico, e un secolo fa qualche pioniere ha suggerito a quelli che adesso sono 200.000 agricoltori di coltivare tè. E gli impianti di lavorazione sono a carico dello Stato, che riconosce un certo prezzo a chi produce tè, ma ci sono 200.000 persone che nel nord della Turchia, lungo il Mar Nero, a fianco, vicino alla Georgia, coltivano tè. Io ho intenzione di farlo meccanizzato perché siamo in Italia e perché siamo nel 2018, però ho poi visto in Giappone come una cultura che con le attrezzature di oggi può essere fatta con reddito, con delle macchine. Benissimo, allora noi dal Portale del Verde facciamo i nostri migliori auguri a Paolo Zacchera. Bisogna sempre anche incoraggiare gli imprenditori che cercano di mettere in moto l'economia e soprattutto in questo caso cercano anche di dare un futuro migliore a dei giovani, soprattutto che oggi, insomma, sappiamo quanto è difficile anche per un giovane trovare lavoro, giusto? Sono contento perché attualmente ho 4 persone che hanno meno di 30 anni in azienda e spero che possano continuare quello che ho iniziato. Benissimo,